eccomi di nuovo qua. Lo avete chiesto ed eccomi ritornata con un'altra ricettina fai da te. Questa volta con un ingrediente molto speciale e molto amato dalle ricce. E stiamo parlando dell'aloe vera. L'aloe vera, che è una pianta, un ingrediente naturale che dà risultati fantastici sui capelli ricci. E se non volete perdere questa e altre ricettine fantastiche che pubblicherò qua in questo canale, vi invito ad iscrivervi subito, appunto, per non perdere le nuove ricettine. E se ti piace davvero tanto le ricettine fai da te, basta lasciarmi un bel like qua sotto questo video e commentare quel vostro ingrediente preferito che volete vedere nel prossimo video delle ricettine fai da te. E come vi dicevo, nel video di oggi ho utilizzato l'aloe vera, il bipantenol, la vitamina E e altri ingredienti che vedrete soltanto durante questo video. Perciò ti invito a guardare il video fino alla fine, che poi vi dirò la funzione di ogni ingrediente che andremo ad aggiungere. Questa ricettina, per chi segue il cronogramma capillare, la puoi utilizzare nella tappa di idratazione, perché è una ricettina soprattutto idratante che vanno bene per tutti i tipi di capelli, ossia da un mosso 2A fino a un crespo 4C. E se non hai identificato ancora la tua tipologia di riccio, ti lascerò qua nei card il link per il video che ti illuminerà la vita, perché in questo video scoprirai finalmente la tua tipologia di riccio. E se sei una vera appassionata dei tuoi capelli naturali, ti invito a visitare il primo link qua sotto questo video, il link per il mio negozio online, dove troverete delle cuffie da doccia, cuffie da notte, federa, tutto fatto specialmente per i capelli ricci. Ma adesso basta chiacchiere e andiamo subito al video. Per la nostra ricettina di oggi avremo bisogno di babosa o aloe vera, che è molto utilizzato nella produzione di cosmetici, principalmente per la sua proprietà idratante. Avremo bisogno anche della vitamina E. Io ho utilizzato le compresse, quelle flessibili, che sono anche più facili da trovare anche in farmacia, le trovate molto facilmente. E la vitamina E è un ingrediente fantastico da aggiungere nelle nostre ricettine, perché stimola la crescita attraverso il miglioramento del microcircolo sanguigno. Aiuta anche a contrastare l'effetto dei radicali liberi e per queste ricettine utilizzerò due compresse. Poi, se hai i capelli molto secchi, puoi aggiungere anche un olio. Io ho aggiunto l'olio di avocado. Per questa ricettina ho utilizzato anche la Provitamina B5. Io l'ho utilizzata così, nella sua forma liquida. E se non sapete dove acquistarla ancora, vi lascerò un link qua sotto nell'info box. Comunque, in alternativa puoi utilizzare anche il bipantenol. La differenza è che la crema bipantenol è più nutriente, però si trova più facilmente nei supermercati. E la cosa bella è che adesso hanno fatto una versione anche della crema senza i petrolati. Comunque io ho già fatto anche altre ricettine qua nel canale utilizzando il bipantenol in crema, quindi se siete curiosi vi lascerò il link qua nei card. E perfino utilizzo anche una maschera. La maschera che ho scelto è il balsamo districante maschera della linea Ciao Bellissima di Afro Ricci. Questa è ricca in aloe vera, olio di jojoba e olio di mandorle dolci. È molto importante per questa ricettina scegliere una maschera che abbia un inci un po' più pulito, quindi con ingredienti più naturali possibili. Se ancora non conoscete, questa è una maschera fantastica che vi straconsiglio. Aiuta moltissimo a idratare i capelli e se vi interessa vi lascerò nell'info box il codice sconto che potete utilizzare nel sito di afroricci.com. Quindi aggiungo la quantità necessaria di maschera per i miei capelli, aggiungo anche un tappo di Provitamina B5. Ragazze, la Provitamina B5 o il bipantenol sui capelli idrata e dona emollienza, lasciandoli super luminosi. Ho aggiunto anche le due capsule di vitamina E, che le ho semplicemente tagliato un pezzettino con la forbice per aprire un piccolo buco, e l'ho spremuta per aggiungere la vitamina E alla mia ricettina. Ho aggiunto l'olio, anche un tappo di olio vegetale, e dopodiché ho preso il mio pezzo di aloe vera. Prima di tutto ho tagliato le borde con un coltello, fate molta molta attenzione se utilizzate questa naturale. Dopodiché l'ho tagliata in mezzo e ho tolto il gel con un cucchiaio, molto molto semplice da fare. Comunque, se non avete a casa una pianta di aloe vera, potete utilizzare anche il gel d'aloe che vende al supermercato, preferibilmente quello più naturale possibile, visto che questa ricettina andremo ad applicare anche sul cuoio capelluto. E l'aloe vera è fantastico sui capelli perché aiuta sia ad idratare tantissimo i capelli, ma aiuta anche nella produzione di collageno,
combattendo e contrastando la caduta dei capelli e rinforzandole sempre di più. E in questo modo, se applicato sulla cute, stimola anche la crescita dei capelli insieme ad un bel Quindi dopo massaggio. aver mischiato tutti gli ingredienti dentro della mia ciotolina, vado a mischiarli per bene fino ad avere questo gel bello uniforme. Lo so, è un po' strano, però vi dico ragazze che è una ricettina fantastica per i capelli e soprattutto anche per stimolare la crescita dei capelli. Quindi io applico questa ricettina su tutta la lunghezza dei miei capelli e li districo per bene per essere sicure che ho applicato la maschera dappertutto. Dopodiché viene la parte più importante. Prendo la maschera e la applico proprio sul cuoio capelluto facendo un lungo massaggio. Non è frizionare il cuoio capelluto, ma proprio massaggiare il cuoio capelluto così per stimolare la crescita dei capelli. Quanto deve essere lungo questo massaggio? Vi dico, io lo faccio per circa 5 minuti. Dopodiché avvolgo tutta la testa in questa plastica trasparente, che è quella plastica classica da cucina, e sopra ci infilo la cuffia. Questo va a far sì con cui la mia testa rimanga sempre al caldo e avendo la testa bella al caldo fa con cui tutti questi ingredienti che abbiamo messo siano assorbiti ancora più velocemente dai nostri capelli, dal cuoio capelluto, quindi hanno un'azione molto più veloce e molto più efficace. Questa in particolare è la cuffia Red Gold che trovate nel mio sito ragazzavanitosashop.com e vi lascerò il link qua sotto nell'info box nel caso vi interessi. Questa è la cuffia da doccia che però girandola diventa una cuffia perfetta da utilizzare per le vostre maschere. E voilà, questo è il risultato finale. Come potete vedere, i capelli sono super luminosi, sono idratati. Questa ricettina la tenete per almeno mezz'ora. Quanto più potete stare, meglio è, perché comunque si trattano di ingredienti naturali e super ricchi di vitamine, amminoacidi, che quindi portano soltanto benefici ai nostri capelli. E la potete aggiungerla nel vostro cronogramma di idratazione utilizzandola una o due volte a settimana. Quindi alternandola con altre ricettine per avere il vostro risultato, cioè capelli belli, sani e super lunghi. Io spero molto che ti sia piaciuto e ti invito a provare questa ricettina e taggarmi sui social usando la hashtag ragazzavanitosa, che così potrò vedere i vostri risultati e lasciare un cuoricino sotto la tua foto. Ricordati, se ancora non mi segui su Instagram, mi trovi come ragazza.vanitosa. Se ti sei già iscritta qua nel canale, allora noi ci vediamo nel prossimo video. Un bacione! Ciao!